Appunti di viaggio. Percorso artistico in compagnia di Elisa Acerbi. Buongiorno a tutti dalla vostra guida Elisa Acerbi. Il viaggio di oggi ci porta a Barcellona, una meta molto amata dagli italiani, anche perché moltissimi sono i collegamenti aerei low cost che permettono di raggiungerla. Un luogo dai mille colori, che emana vivacità. Cercherò qui di dare solo alcuni spunti per trasmetterne l'atmosfera. Barcellona, soprattutto dopo le Olimpiadi del 1992 che hanno comportato un suo restyling totale, è diventata una metropoli cosmopolita, in cui le tradizioni locali si sono sempre più adeguate agli standard del turismo internazionale. È uno dei pochi posti della Spagna in cui gli esercizi commerciali e i monumenti sono aperti in pausa pranzo e la domenica pomeriggio, in cui si può cenare prima delle 21. Il termine spagnolo non è completamente esatto. Barcellona è la capitale della regione autonoma della Catalogna e questa autonomia si manifesta sotto varie forme, a cominciare dal bilinguismo. Cartelli stradali, menù e indicazioni sono sempre in spagnolo corrente e catalano. Partiamo dalle Ramblas, l'ampio viale pedonale che dalla centralissima Plaza Catalunya scende al mare. È la strada più rinomata di Spagna, affollata in qualsiasi ora del giorno e della notte di barcellonesi e turisti, ma soprattutto di venditori e artisti di strada, e anche purtroppo di borseggiatori. Sul lato nord-est delle Ramblas sorge il quartiere gotico, un intrico di strade strette e tortuose, in cui vale la pena girovagare anche per i molti negozietti tipici. Due sono le chiese che meritano una visita, Santa Maria del Mar e la Cattedrale di Santa Eulalia, nel loro affascinante stile gotico. Ma l'immagine di Barcellona è soprattutto quella data dall'architetto modernista Antoni Gaudí, a cavallo fra 800 e 900. Se si deve scegliere una cosa sola da vedere, non c'è dubbio, la chiesa della Sagrada Famiglia, incute quasi un timore reverenziale, e molto del suo fascino è dovuto all'essere incompleta, a più di 100 anni dalla posa della prima pietra. L'architetto si sentiva investito di una vera e propria missione divina. Il progetto, partito da un edificio neogotico, diventò sempre più visionario. Alla sua morte era stato ultimato molto poco, ma la comunità decise di continuare i lavori, di cui è prevista la fine, forse, a metà di questo secolo. Quello che si visita è un cantiere, che incanta non solo per le colossali misure, le torri esistenti sono alte più di 100 metri, ma anche per l'originalità di Gaudí, che vuole riprodurre in architettura il naturale. Sono bandite le linee rette, non esistono in natura, ed è un proliferare di elementi che imitano foglie, fiori, animali. Camminando nella navata sembra di essere in una foresta, estremamente suggestiva, anche se costa fatica e tempo, è la salita nelle torri, che consente di vedere da vicino i pinnacoli, decorati con elementi in maiolica colorata a forma di frutti. L'arte di Gaudí, poi, si ritrova nelle case commissionate da privati e oggi aperte al pubblico. Innanzitutto Casa Batlló, con la facciata costellata di pietruzze colorate, i balconi che ricordano ossa di animali e il tetto il dorso di un pesce a squame. L'edificio sembra un essere vivente. Quasi di fronte c'è Casa Miglià, detta la Pedrera, la cava di pietra, per la sua facciata increspata in pietra. Non mancate di visitare il tetto, in cui tutto è sinuoso, dalla pavimentazione agli archi, dalle ringhiere ai comignoli colorati e piastrellati, che sembrano fatti di spuma. Se poi avete voglia di spingervi nella parte nord e visitare il Parc Güell, sarà interessante vedere l'arte di Gaudí applicata a un giardino. Anche qui fanno da padrone le linee curve e le maioliche e non si capisce più il confine fra natura e architettura. All'ingresso ci accoglie il famoso Drac, la lucertola rivestita di ceramiche colorate, ormai simbolo della città. Cosa vale la pena di assaggiare a Barcellona? Come si diceva, ormai è talmente internazionale che si trova qualsiasi cosa. Di ottima qualità sono le ricette a base di pesce, soprattutto nei ristoranti in zona porto. Eccezionali la frutta e la verdura, che fanno bella mostra di sé al mercato Liberty della Boqueria, sulle Ramblas, e poi l'immancabile sangria, vino rosso con aggiunta di frutta, antidoto contro il caldo. Visto il clima marittimo, si può godere di una temperatura mite anche nei mesi invernali, e una visita qui è consigliabile tutto l'anno. In estate si può approfittare delle spiagge cittadine, raggiungibili coi mezzi pubblici. Conviene comunque non fermarsi a quella della Barceloneta, affollata di turisti italiani, e decentrarsi un po' verso la periferia, in zona di Marbella e Nova Marbella. Info www.barcelonaturisme.com. Per oggi il nostro viaggio termina qui. Elisa Acerbi vi saluta e vi aspetta la prossima settimana sempre sulle frequenze di Radio Laghi in Blu e vi invita a scrivere per segnalazioni ad appunti di viaggio @radiolaghi.it.